Ciao a tutti, nuovo brevissimo focus video dedicato a queste meraviglie coloratissime. Sono i nuovi cabochon pendenti in Diaspora Impression colorato, ovviamente. Quindi alla base una pietra dura, Diaspora Impression, lo riconoscete per le sue caratteristiche venature, che viene tinta con queste colorazioni estremamente brillanti. Ci eravamo innamorate di questa pietra già nelle scorse stagioni, grazie ai fili con i tondi lisci classici. Abbiamo ora completato, diciamo, la gamma con questa serie di pendenti e cabochon con i quali appunto potremmo e potreste, insomma, teoricamente creare anche una parure completa. Come potete vedere, i pendenti sono disponibili in due misure, nelle stesse colorazioni, due differenti misure. Eventualmente questi più piccolini, che misurano 35x15, quindi un 3,5 cm, potrebbero essere utilizzati per la creazione di orecchini. E qui il pendente più grande, da 50 mm, 5x20, per realizzare magari una catenina o una collana. Per quanto riguarda invece il cabochon, la forma è questa qui, l'ovale liscio ovviamente, e la misura è 30x22. Possono essere semplicemente incollati su una base per anello, ad esempio, possono essere utilizzati per lavorazioni con le varie tecniche di incastonatura, con le varie tecniche di bigiotteria. Questi in breve i nuovi componenti del Diaspora Impression. I colori disponibili sono quelli che abbiamo visto insieme qui nel video. Li potete trovare nelle due categorie di riferimento, quindi pendenti sotto perline, pendenti in pietra dura e i cabochon sotto perline sempre, ma cabochon in pietra dura. Mentre la pietra, i fili proprio di tondi, di perline tondi, li potete trovare nella categoria di riferimento della pietra stessa, sotto perline, pietre dure, Diaspora Impression. Ciao, a presto!